Una camera? Ma davvero una camera questa? Bisogna di fare stretching. Oh, incredibile come smetti un paio di mesi di far video e ti sembra di non averli mai fatti in vita tua. Cioè, fuori di testa sta roba. Però, sapete, ve l'ho già raccontato un po' di tutta la storia, di quello che sta succedendo. Ho aperto società e questo mi occupa davvero tantissimo tempo. E quindi, visto che le cose cambiano, le cose si evolvono continuamente, a un certo punto ho avuto bisogno di fermarmi. Di fermarmi e capire esattamente cosa potessi fare qui su YouTube di utile davvero per le persone. E quindi, visto che il tempo è sempre meno purtroppo per creare contenuti, volevo utilizzare quel poco tempo che ho a disposizione per creare davvero qualcosa di valore, di importante. Quindi dopo lunghe pensate, serate con gli amici, chiacchierate infinite, alla fine mi è venuta l'idea giusta. Però prima devo fare due passi indietro per raccontarti un paio di cose. Voglio raccontarti un attimo come è iniziata per me l'avventura nella fotografia, come è iniziato il mio percorso, perché questo si connette molto bene col progetto che ho in testa di portare avanti. Allora, lascia che ti racconti. Ricordo benissimo la prima volta che ho preso in mano la mia macchina fotografica, non sapevo neanche da dove accenderla e mi sono detto, ma chissà come mai qua le foto rimangono tutte gialle, boh, c'è qualche impostazione che non funziona. Strano, perché l'avevo anche pagato un pochino quella macchina lì, dicevo, boh. Quindi con zero fondamenta totale, senza nessun tipo di cultura, senza saper niente, ho preso in mano una macchina fotografica e ho iniziato a fare le mie prime fotografie. E non è che fossero proprio bellissime, c'è da dire, si vedeva che non lo sapevo fare. Però poi col tempo io mi sono sempre più appassionato, ho cercato sempre di più di imparare, di capire i tecnicismi, cosa volevano dire gli ISO, i tempi, i diaframmi, insomma, ho passato tutto quello step lì di conoscenza tecnica, finché a un certo punto ho iniziato a padroneggiare le basi e grazie a queste ho iniziato a fare fotografie un po' migliori. A quei tempi, tra l'altro, lavoravo in azienda, quindi avevo pochissimo tempo per dedicarmi alla fotografia, ma lo facevo appena possibile. E mi ricordo, tra l'altro, il primo servizio, tra virgolette, che ho fatto, scattai tutte le foto in JPEG. E tu penserai, poteva essere un problema. Per me no, perché tanto lo sapevo cosa fosse l'RAW, quindi capisci che non era un problema. Vabbè, fatto sta che alla fine, passato tutto questo periodo di tecnicismi, quindi imparate un po' le cose, iniziando un po' a fare fotografia sempre un po' migliori, mi sono appassionato a tal punto che faccio un corso di fotografia di ritratto. E quello proprio mi apre la mente completamente. Inizio a entrare più nella filosofia della fotografia, a capire di più certi aspetti un po' sottili, perlomeno a percepirli. E inizio davvero a innamorarmi della fotografia. Tanto che poco prima avevo iniziato anche col video, ma da quel momento in poi decido che io voglio fare solo fotografia e, se possibile, solo fotografia di ritratto. Perché è la cosa che più di tutti mi affascina. Bene, insomma, facendo un fast forward, passano un po' di tempo, lascio il lavoro in azienda e mi metto a lavorare part time a Zara. E avendo adesso più tempo libero a disposizione, quando riesco faccio solo servizi fotografici, mi butto a capofitto nel mondo della fotografia come posso, prendo qualsiasi lavoro che mi passa davanti. Se uno diceva avrei bisogno di una foto, io ero già lì, capito, armato con le mie macchine così pronto, dove siamo, fotografie, detto foto, no, dicevo fotovoltaico, vabbè, ti faccio una foto lo stesso, capito, una roba del genere. È stato un periodo intensissimo, ma che mi ha regalato tantissimo, mi ha dato davvero tanto. Mi ha permesso, dopo 2 anni di lavoro a Zara, un po' con la fotografia, di lasciare il lavoro a Zara e poi dedicarmi al 100% ad essere freelance. Bellissimo. Poi ho fatto diversi anni come freelance e lavoravo bene, la mia attività cresceva molto e chiaramente poi quando c'è stato il Covid mi sono dovuto fermare. E lì ho iniziato un progetto che davvero mi ha cambiato completamente le prospettive. E questo progetto è Convivium. Convivium, se non lo conosci, è un progetto di interviste in cui parlo con i fotografi e mi faccio raccontare la loro filosofia della fotografia. Perché hanno iniziato? Perché fanno quello che fanno? Come vedono il mondo attraverso l'oggetto fotografico, attraverso le loro fotografie? E questo mi ha appassionato tantissimo, a tal punto che dopo un po' mi sono fermato e mi sono detto: Michael, ma tu, dopo tutti questi anni di fotografia, sei sicuro di averci capito davvero qualcosa? E quindi da lì per me è iniziato un percorso di cambiamento ancora maggiore. Ho ricominciato a studiare ancora di più, a conoscere sempre più artisti, a immergermi completamente nel mondo della fotografia e sono stato sommerso da quest'onda bellissima che mi ha trasportato un po' ovunque. Poi a un certo punto, visto che la mia vita poi è cambiata nel tempo, mi sono dovuto fermare. Quel progetto è rimasto lì, un po' nell'ombra. E nonostante le cose poi siano andate avanti, e come sapete ho aperto società e adesso faccio anche un altro lavoro nell'online, eccetera, quel progetto Convivium, che era lì, nell'ombra, ogni tanto
mi chiamava. E lo faceva perché magari mi andavo a rivedere io stesso un'intervista e dicevo: wow, ma che potenza questa roba, ma che frase pazzesca questa. Oppure lo faceva attraverso un messaggio che ricevevo da uno di voi che mi scriveva: Mike, ho appena visto questa intervista bellissima, ma perché non torni a fare Convivium? Oppure: wow, ma lo sai che mi sto ascoltando tutte le interviste una dopo l'altra. L'altro giorno ho ricevuto un messaggio di un ragazzo che mi ha scritto: guarda, ho visto tutte 70 le interviste e adesso che ho finito l'ultima volevo scriverti per ringraziarti. 70 interviste, incredibile, davvero incredibile. E la cosa pazzesca per me è che questo progetto in realtà è finito praticamente 2 anni fa, ma nonostante questo ancora vedevo persone che erano innamorate del progetto e che per loro ha avuto un impatto importante tanto quanto l'è stato per me. E quindi mi sono detto: perché non prendi tutto quello che stai imparando con la tua azienda, con la tua attività, con il tuo team e lo metti all'interno di un progetto che possa davvero avere un impatto? E perciò con la mia socia e il mio team abbiamo deciso, udite udite, di ricominciare Convivium. Aspetta, lo so che qui c'è un livello di esaltazione incredibile, ma non è tutto, fermati. Perché non è che voglio ricominciare Convivium come prima, ma anzi cercare di farlo meglio di prima. Allora, funzionerà così. Anzitutto, ogni giovedì ci sarà una nuova intervista e poi prenderemo alcuni estratti e ripubblicheremo solo alcuni piccoli estratti qui su YouTube, di modo da non perderti magari le parti salienti di ogni intervista. Inoltre, abbiamo appena aperto una pagina Instagram pazzesca, è troppo bella, in cui prendiamo tutti gli estratti migliori delle interviste e le pubblichiamo sotto forma di reel. Ma non solo, perché su Instagram abbiamo fatto tutta una serie di sondaggi, di approfondimenti, di quiz, insomma una serie di cose interattive che ti permettono non solo appunto di seguire Convivium con le interviste, ma anche di divertirti mentre impari. Una figata atomica. Poi tra l'altro più avanti, se tutto va bene, qui su YouTube ci saranno altre cose. Guarda, il progetto è davvero in divenire, ma io sono esaltatissimo perché non vedo l'ora di farlo. E posso solo grazie a tutta una serie di persone che mi sta attorno e che mi supporta in questo progetto, che per me è stato il progetto, in assoluto la cosa che io sento di aver fatto meglio negli ultimi anni. Quindi questo video è per dirti che ho ascoltato e ringrazio tutte le persone che in questi mesi mi hanno scritto, tantissime, davvero incredibile, mi vengono i brividi a pensarci. E ho ascoltato anche la voce dentro di me che mi diceva: Michael, quella cosa ha avuto un impatto per te e può averlo per altre persone, fallo. E quindi sono felice di poterti dire che ci vediamo ogni giovedì alle 18 qui su YouTube. Oh, mi raccomando, iscriviti anche su Instagram, che è una